Io 3 per la Saturn Gaming, siamo di nuovo di fronte a una nuova review. Dall'inizio della nostra sigletta abbiamo messo le mani su un modello veramente unico e raro. Raro perché non se ne trovano tanti in commercio. Si tratta del Chris Vector della KWA, modello Gas Blowback. Un'ultima uscita, un'ultima novità, l'ultimo grido del mondo. Diciamo che ci troviamo di fronte a un fucile veramente, veramente interessante. Allora, partiamo subito con le caratteristiche. Cosa si trova all'interno della scatola? All'interno della scatola abbiamo un oglietto per oliare il meccanismo. Bustina con alcune chiavette, una per regolare le altezze, lo zeroing dei flip up, e un altro per regolare, vedremo come, l'op up interno. Questo fucile come si presenta? Si presenta molto bene. Abbiamo già implementato un grip anteriore, un RIS anteriore, la possibilità ovviamente di montare e avvitare silenziatori, manico molto comodo, grip molto comodo, molto bello. Il modo in cui si impugna quest'arma è veramente, appena ce l'avete in mano, anche il bilanciamento, la disposizione dell'oggetto è veramente compatta, veramente fichissima. Abbiamo anche i flip up regolabili. Flip up regolabili! E ovviamente abbattibili, anteriore e posteriore, se riuscirò a capire come si fa, sì, molto semplice, si tira su e poi c'è la solita, il solito bottoncino per abbassarli. Molto robusti, non ci sono giochi né niente. Abbiamo anche per la cinghia un bellissimo gancio, anteriore e posteriore. Dal lato sinistro abbiamo il ball catch. E due selettori, uno per la sicura, grosso, bello grosso a portata di pollice, ambidestro, e ambidestri anche i selettori per il colpo singolo, il burst, attenzione c'è anche il burst, due colpi, il burst, due colpi di burst, ta-tan, 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 ta-tan. E il full auto. Abbiamo detto è un gas blowback. Questo sistema si basa sul stesso progetto che è stato sviluppato per il Chris Vector originale, un recoil system asimmetrico. Praticamente cosa succede? Il bolt lavora in una maniera non orizzontale, viaggia in maniera diagonale, verticale, accoppiato al caricatore, cioè verticalmente verso il basso. Di conseguenza questo avrebbe lo scopo di non incrementare, innalzare la canna, quindi tenere il recoil ridotto. Vedremo come funziona nella realtà. In più, cos'altro possiamo dire su questo gioiellino? È un design francese del 2006, se non mi sbaglio. È un design che hanno studiato, è tutt'altro che estetico. Ha veramente un'ottima varietà di posizioni e il suo calcio abbattibile. Il calcio abbattibile, quando sento la parola abbattibile, io! E tra l'altro ben solido nella sua abbattibilità, consente veramente un utilizzo incredibile dell'oggetto stesso. Perfetto, nella scatola abbiamo anche un super caricatore da X colpi, non so precisamente quanti colpi possa contenere, vedremo subito quanti sono. Andiamo a provare questo bellissimo gioiellino. Allora, come abbiamo spiegato, ci troviamo di fronte a un oggetto veramente ben realizzato in tutte le sue parti. Il funzionamento e lo smontaggio della replica è estremamente semplice, avviene tramite 4 pin complessivi che liberano praticamente tutte le parti interne alle quali si può accedere in maniera molto semplice. Due selettori ambidestri, come abbiamo detto, per la sicura, la parte anteriore, e appunto per la selezione del colpo a raffica, colpo doppio o colpo singolo nella parte anteriore. La leva di armamento nella parte anteriore, molto ben fatta, molto comoda, molto resistente, è in metallo. Il calcio abbattibile con una semplice pressione, molto ben fatto, anche qua solido, tiene molto bene. A portata di mano il bolt catch. I flip up regolabili. La regolazione dell'op up avviene direttamente sull'imbocco della canna tramite questo oggettino che si infila all'interno della canna, esattamente come si infila il bolt solitamente, e si ruota per cercare di regolarne l'op up. Dopodiché abbiamo un'altra vitina per regolare mirino anteriore. Ok, vediamo come si comporta col gas. Proviamo col diavolo che gli darà
un po' di spunto di potenza. Ok, vediamo un attimo come si comporta. Il bottone per liberare il caricatore è posto esattamente sul corpo, molto comodo, solo da un lato, non è ambidestro, non ci sono altri tasti. Ok, carichiamo l'arma. Bisogna rilasciare il ball catch o tenerlo schiacciato, perché chiaramente lo blocca di volta in volta, per cui tiriamo giù e proviamo. Il rinculo è praticamente nullo, ma vi garantisco che la botta è impressionante. Vediamo il burst. È eccezionale. E il full auto. Il caricatore a pieno carico ha un buon range, ha una cinquantina di colpi e, come abbiamo detto prima, per caricarlo a gas succhia parecchia, nel senso ci metti un bel po' parecchio gas. Ok, proviamo nella prova di tiro. Ok, ancora una volta abbiamo visto che il prodotto, il rapporto qualità-prezzo è buono, si comporta veramente molto bene, fino all'ultimo colpo dei 50 sparati il caricatore regge pienamente, c'è un avanzo, per cui anche in quel senso lì d'estate sicuramente avrà un'ottima resa, anche con gas più deboli sicuramente si rientra anche all'interno di quelli che sono i parametri necessari per poterlo usare in tutta sicurezza. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci rivediamo per la prossima review. Qui è Pio 3 per la Saturn Gaming.